Un missionario spagnolo stava visitando un'isola quando incontrò tre sacerdoti aztechi. Come pregate? Domandò loro. Abbiamo una sola preghiera, gli rispose uno. Diciamo Dio. Tu sei tre? Noi siamo tre. Abbi pietà di noi. Una bella preghiera, disse il missionario, ma non è esattamente il tipo di preghiera che Dio possa ascoltare. Ve ne insegnerò una migliore. E il prete insegnò loro una preghiera cattolica. Poi proseguì nel suo cammino di evangelizzazione. Anni dopo, ormai sulla nave che lo riconduceva in Spagna, si trovò a passare di nuovo per quell'isola. Dalla tolda vide i tre sacerdoti sulla spiaggia e li salutò. E in quel momento i tre cominciarono a camminare sulle acque verso di lui. Padre, padre, chiamò uno avvicinandosi alla nave. Insegnaci di nuovo la preghiera ascoltata da Dio, perché non abbiamo saputo ricordarla. Non importa, disse il seminario, assistendo al miracolo, e chiese perdono a Dio per non aver capito prima che il Signore parlava tutte le lingue. Questa storia esemplifica molto bene ciò che cerco di raccontare in questo libro. Raramente ci rendiamo conto che siamo circondati da ciò che è straordinario. I miracoli avvengono intorno a noi, i segnali di Dio ci indicano la strada, gli angeli chiedono di essere ascoltati. Ma noi abbiamo imparato che ci sono determinate formule e regole per avvicinarci a Dio. E quindi non prestiamo attenzione a nulla di tutto ciò. Non comprendiamo che il Signore si trova là dove lo lasciano entrare. Le pratiche religiose tradizionali sono importanti. Ci consentono di condividere con gli altri l'esperienza dell'adorazione e della preghiera. Ma non possiamo mai dimenticare che l'esperienza spirituale è soprattutto un'esperienza pratica dell'amore. E nell'amore non esistono regole. Possiamo tentare di seguire dei manuali, di controllare il cuore, di avere una strategia di comportamento, ma sono tutte cose insignificanti. Decide il cuore, e quanto decide è ciò che conta. Lo abbiamo provato tutti nella vita. In un qualche momento tutti abbiamo esclamato fra le lacrime, sto soffrendo per un amore per cui non vale la pena. Soffriamo perché pensiamo di dare più di quanto riceviamo. Soffriamo perché il nostro amore non è riconosciuto. Soffriamo perché non riusciamo a imporre le nostre regole. Soffriamo inutilmente perché il seme della nostra crescita sta proprio nell'amore. Quanto più amiamo, tanto più siamo vicini all'esperienza spirituale. I veri illuminati, con l'anima infervorata dall'amore, vincevano tutti i preconcetti dell'epoca. Cantavano, ridevano, pregavano a voce alta, danzavano, condividevano ciò che San Paolo ha definito la santa follia. Erano pieni di gioia, perché chi ama riesce a vincere il mondo, non ha paura di perdere nulla. Il vero amore è un atto di totale abbandono. Sulla sponda del fiume Piedra, mi sono seduta e ho pianto. È un libro sull'importanza di questo abbandono. Pilar e il suo compagno, personaggi fittizi, sono il simbolo dei numerosi conflitti che ci accompagnano nella ricerca dell'altro. Prima o poi dobbiamo vincere le nostre paure, giacché il cammino spirituale si compie attraverso l'esperienza quotidiana dell'amore. Diceva il monaco Thomas Merton, la vita spirituale si riassume nell'amare. Non si ama perché si vuole fare il bene di qualcuno, aiutarlo, proteggerlo. Agendo in questa maniera ci comportiamo come se vedessimo il prossimo come semplice oggetto e noi stessi come esseri generosi e saggi. Ma questo non ha nulla a che vedere con l'amore. Amare significa comunicare con l'altro e scoprire in lui una particella di Dio, che il pianto di Pilar
sulla sponda del fiume Pietra possa condurci sul cammino di questa comunione. Paolo Coelho.